Buongiorno a tutti, sono Alberto Ghizzipanizza, docente Nikon School e testimonial per Nikon Global. Buongiorno anche da parte mia, sono Luca Vescera, docente Nikon School e siamo qui con la nostra piccola bimba. Siamo appena tornati dalla presentazione di Londra al Photo London, dove è stata presentata in anteprima la nuovissima Z8 e adesso abbiamo un esemplare definitivo in mano ormai da diversi giorni. Abbiamo fatto un po' di test tra i vari modelli di Nikon per dare anche un aiuto a chi volesse acquistare Acquistarla o sapere, ecco, le novità che ci sono nei confronti degli altri modelli che abbiamo, diciamo qui, Z9, 850 e Z7 Esatto, diciamo che di prove con le altre macchine II. Ne ne abbiamo abbiamo fatte. fatte, Le sì. abbiamo portate in giro un po' in tutto il mondo. Giusto per darvi un'idea, questa è la mia Z9 che ha quasi mezzo milione di scatti. La tua Z7 Sì. II. Ne avrà 50, Un buon 50.000 ce li sì, ha. 50.000 ce Questa è li ha. la mia vecchia e amata 850, che ormai c'è poco da dire, l'ho pensionata, ma comunque sempre è stata una gran bella macchina. Che un circa 200.000 scatti anche lei li ha fatti. Poi non ho portato qui con me anche di 5 di 6 che ormai non utilizzo più, che insomma anche loro con un 250.000 scatti li hanno fatti. Quindi insomma macchine che usiamo e che E che conosciamo ormai conosciamo come abbastanza bene meglio delle nostre sì, tasche. diciamo. Bene, quindi vogliamo darvi un'idea di quale macchina eventualmente comprare in base alla fascia di prezzo, cosa sono i pregi e i vantaggi. E prima di tutto possiamo dire che il sensore. Sensore è un sensore, diciamo, uguale a quello della Z9, che ha, come si vede qui dalla nostra tabella, 45,7 megapixel. Sì, qui abbiamo preparato una tabella che è un riassunto che poi vi condivideremo, una tabella Excel di tutte le varie funzioni e caratteristiche della macchina confrontate con i modelli precedenti. Allora, alla fine il sensore è lo stesso della Z 9. 9 e ha gli stessi megapixel di D850 e di Z7 II, ma c'è una grossissima differenza perché i precedenti erano da 45,7 effettivi come le nuove, ma Z8 e Z9 ne hanno effettivi 52 e 3. 52,37. Questo serve più che altro a stabilizzare meglio lo scatto, quindi avendo più spazio il sensore attorno, riusciamo a stabilizzare meglio in fase di scatto, quindi il stabilizzatore funziona meglio. Giusto per darvi un'idea, D6 aveva 20 megapixel, 7 effettivi, 21,33 Totale. globali. Quindi la stabilizzazione sui modelli nuovi ha più margine intorno per lavorare meglio. Cosa anche di Z7 II ne aveva 45,7 effettivi e 46 e 46,89 89. totali. Quindi insomma c'è una grossa differenza, tant'è che la stabilizzazione della Z7 II era certificata, se tra virgolette, 5 stop, mentre invece sulle 9 sono 6 e può lavorare anche contemporaneamente con le ottiche stabilizzate. Quindi insomma un Insomma. passo in avanti sulla stabilizzazione. Altre novità che ci sono, diciamo, riguardano l'inserimento del display come la Z9, Sì, che cosa apprezzatissima questa. apprezzatissima, diciamo, in tutti i campi della fotografia, In tutti, in in tutti. tutti. Poi io apprezzo moltissimo comunque come sono stati sviluppati perché mantengono l'asse Sì. ottico, quindi quando devo mirare col display in verticale Va così o anche in questa decisamente. maniera, mi mantiene l'asse ottico preciso, quindi molto meglio rispetto a quelli che escono tipo la ZFC, che sì, sono comodi perché si possono girare in tutte le angolazioni, ma quando dobbiamo seguire un soggetto ad alta velocità comincia a Avere essere qualche molto problema. più complicato. Quindi io apprezzo moltissimo il fatto che Nikon abbia fatto questo tipo di display che si può basculare in questa maniera. Su Z7 II effettivamente mancava, perché quando dobbiamo fare foto Mancava. verticali o dal basso Mancava. o dall'alto era complicato. Quindi qui abbiamo solo questo movimento e manca, soprattutto quando hai provato quella e ritorni su No, questa, no. Dopo averla provata, non tornare c'è, indietro è tornare duro. è difficile. Poi altra grande differenza è il sensore stacked, quindi uniche macchine in assoluto ad avere sensore stacked e senza otturatore Senza meccanico, otturatore. quindi grossissima novità perché sono le prime full frame, sia Z8 che Z9
ad avere l'otturatore elettronico stacked, ma anche l'assenza completa dell'otturatore meccanico, che finalmente non dà più nessun problema. Problema. Quindi conosciamo la modalità di scatto elettronico silenziosa, ma sui modelli precedenti, tipo Z72, Z6 e tutte le altre, scattando con l'otturatore elettronico avevo il problema del rolling shutter, quindi con soggetti In distorti, problemi di movimento, bending. vending, certo. Quindi con l'azione c'era comunque da scattare con l'otturatore meccanico, mentre invece quando si faceva fotografia statica si utilizza l'otturatore elettronico. Io preferisco per consumare anche meno l'otturatore. Adesso dell'otturatore non abbiamo più Nessun problemi, problema, tant'è che nel quindi. fare le prove con la Z9 e Z8 abbiamo fatto in pochi minuti 20.000 scatti, giusto Sì. per testare il buffer, Che senza più l'angoscia. normalmente, che prima uno aveva leggermente un po' Quando senti il tac tac batticuore. tac tac di una macchina da 6.000-7.000 euro, insomma, E lì ti... la cosa dà molta soddisfazione, Sì, perché virtualmente con queste macchine non si dovrebbero rompere mai gli otturatori, dato mai. che non ce l'ha. Forse si romperà del resto, ma io sulle mie Nikon, oltre agli otturatori, senza proprio averle buttate in acqua, non ho mai rotto No, niente. giusto quando l'ha buttata in acqua, sì. Sì, quello nell'acqua salata, tra l'altro. Salato. Vabbè. Poi, altra caratteristica importante, secondo me, è comunque la possibilità di andare da ISO 64 nativi fino a Nativi, 25.600. quello anche nelle altre, il 64 era, diciamo, di default. Sì, quindi alla fine tutte, tranne di 5 di 6 che partivano da ISO 100, tutte le Z come 7, 850, Z8 e Z9 hanno di default gli ISO 64. A me piace moltissimo perché in quelle situazioni in cui ti servono quei tempi lunghi ti dà quell'inezia di tempo in più che è due terzi di stop. Che tante Non è volte tantissimo, ma comunque a ma dà una volte fa. mano. Tipo acqua setosa, spesso la faccio senza l'utilizzo dei Io filtri. demetto il filtro. Quindi per allungare un pochino i tempi, a me i 64 ISO sono sempre piaciuti tanto e nelle macchine che non ci sono mi manca, quindi per dire Z6 che parte da ISO 100 preferisco i 64. Vero che Z6 e D6 hanno limite più alto superiore, questa arriva a 25.000, sì. 25.600, le Gli altre altri arrivano a no. 102.400, però ecco, io a La scattare ISO così alti quasi mai, quindi il limite 25.600 qualche volta è capitato, però dopo la gamma dinamica e la grana sono così importanti che insomma, poi effettivamente anche ISO molto alti, la differenza tra una Z6, una Z7, un 850 non è poi così elevata. Secondo me, delle tutte, l'850 è quella che a ISO alti Anti. è quella che fa peggio. La migliore in assoluto sicuramente è di 5, di 6, però ecco, oltre ai 12.800 con cui al massimo generalmente scatto, la differenza non è più così elevata. Parlando di economia, è stato, diciamo, modificato la parte qui della rotella, che non è più visibile, e è molto più semplice usarlo perché non c'è bisogno di pigiare altri pulsanti per fare gli spostamenti. Sì, manca la torrettina qua in alto, quindi prima per scegliere raffica, autoscatto, scatto singolo, c'era da usare l'indice e ruotare, per le dita grandi magari un po' No, per scomodo. me era molto scomodo. Sì, Questo è molto più quindi secondo semplice. me hanno fatto bene a Anche tirarlo se via, servono sempre due mani, servono però comunque due due mani. mani, uno pigia e poi di qua ruota, però lì qui dovevi con un dito pigiare o l'altro ruotare, era molto Scomodo. complesso e Qualcuno mi ha detto, scomodo. ma come fai adesso? In realtà l'hanno sostituito con un Un pulsante a pulsante rotella. e rotella. Quindi io preferisco così. Ergonomia direi identiche le due macchine, tranne per la torrettina, per la mancanza su Z8 dell'attacco sincro flash, che Questo penso non usi mai, cioè non nessuno. usi quasi più nessuno, ormai si fa tutto via wireless. L'attacco a 10 pin, che manca ad esempio su Z7-2 o anche la 1, non c'è l'attacco No. 10 pin, ma quello piccolino classico del telecomando suo, cosa che invece era presente su 850, sia sincro flash sia attacco 10 pin. Quindi hanno mantenuto l'attacco professionale che Nikon fa da tanti anni. Oh, è scomparso un pulsante funzione Quello un po' mi programmabile e manca, quello quindi. effettivamente, come vedi qui, un pulsante è scomparso e quello effettivamente faceva comodo. Faceva comodo, Faceva mi sono comodo. abituato sulla Z9 ad Sì, con averne tre 3, diti.
quando sbaglio una modalità di messa a fuoco, ne vuoi un'altra? Una, due, tre. Io mi sono programmato a seconda poi dei banchi, perché noi possiamo personalizzare queste macchine come vogliamo. Ad esempio, nel banco azione, io qui mi ero programmato tre funzioni diverse di Cambio di. autofocus. Nel paesaggio, tre funzioni diverse per il paesaggio. Qui ne manca uno. Una volta che ti sei abituato, senti la mancanza. Comunque, si può programmare qualche altra Cosa che funzione. si diceva arriva giustamente all'ultimo dito del mignolo. Sì, Cosa che qui ci stai perfettamente, così ci sto ovviamente. perfettamente. Qui a me questo dito Va avanzava fuori. tutte le volte. Diciamo che avevamo messo la slitta, Sì. quella di alluminio, che diciamo compensava La l'ultimo dito. mancanza, Cioè, sì, la staffa sì, L perché proprio. che ci vuole, altrimenti la Comunque, trovo un filino troppo piccolo. Allora invece si pensavi, parla sempre che le cosa che mirrorless anche devono. nell'8,50 la presa No, 850 era una ergonomia presa eccezionale. eccezionale. Quindi quando è uscita la prima Z, per me, quando l'ho presa in mano, un filino piccola, anche se il mercato voleva macchine più piccole, ma vi ricordo che mirrorless vuol dire senza specchi, non vuol dire macchine più piccole, anche perché poi abbiamo macchine piccole e ottiche comunque grandi, perché la fisica non si può cambiare. Sì, si cerca con la tecnologia di rimpicciolire tutto, ma più di tanto non si può fare perché abbiamo sensore full frame, quindi abbiamo macchine piccole, ottiche più grandi, quindi io preferisco avere un'ergonomia migliorata, tipo quella dell'850, e quindi Z8 secondo me per l'ergonomia e la portabilità è al momento la mia macchina preferita di tutte. Non so te che hai le mani più grandi delle Sì, mie a se me, preferisci allora, questa. io con questa mi sento a mio agio, non è che ho grossi problemi a tenere in mano una Z9, cioè, Però dopo una giornata ehi, intera, fatto dopo una paura, giornata eh? No, una giornata intera intera si comincia a si sentire. sente, soprattutto anche nei viaggi, nello zaino comunque ti porta via quello spazio in più che Sì, a altro. volte ti complica. Il fatto, ecco, anche della batteria, che è più piccola e fa meno scatti, anche questo non è che Mi poi, porto una batteria in più. ecco, È cioè chiaro non è la che fine se del sei mondo. nella situazione in cui non hai anche la possibilità di cambiare la batteria, allora se sei un fotografo di questo tipo, Sì, meglio si ovviamente una prende la. Z9. Poi, fotografi in cui portano la macchina in condizioni estreme, la Z9 sicuramente è più resistente, più performante, resistente meglio alle botte probabilmente, ma noi le abbiamo trattate male tutte e non ne abbiamo mai rotta una se non proprio perché No, l'abbiamo buttata sì. nell'acqua. Quindi in questo caso comunque secondo me Z8 come ergonomia generale migliore di tutte. Quando devi scattare in verticale effettivamente ti manca l'impugnatura No, verticale. Io con gli ma anni mi sono abituato anche a scattare con la sì. macchina un po' più scomoda perché alla fine comunque sforzo meno tutto il corpo. È chiaro che quando abbiamo la macchina in verticale su questa hai anche i pulsanti ripetuti sui lati Sì, e il joystick di quella è una dietro comodità, supplementare, più giustamente. comodo, niente da fare. Quindi anche qui, in base alle preferenze di ciascuno, macchina più robusta, resistente, duratura, sicuramente Z9, ma comunque Z8 secondo me è il compromesso È il ideale un po' compromesso, per qualsiasi fotografo. Quindi hanno mantenuto praticamente l'ergonomia di 850, che secondo me è stata tra le migliori in migliore. assoluto, finalmente anche su Sì, un corpo questa macchina mirrorless. noi abbiamo massacrato. Massacrata, sì, Portata. ma Portata agli all'estremo, all'estremo, da meno da meno 30 a più 30 a più 50, 50. sì, oltre vedremo se riusciremo ad Vedremo. andarci. Ora ci porteremo anche questo. Esatto, vedremo anche con Z8. Poi continuando con le caratteristiche, allora, differenza tra mirrorless e reflex. Allora, io lo dico, cioè, ormai per me le reflex sono antiquate, Eh sì. cioè da quando per me è uscita già la prima Zeta. Z76, l'850, dopo un po' dell'utilizzo su Z, dicevo molto meglio la mirrorless, sono molti È di più i pregi rimasta che i sempre a difetti. casa. Quindi poverina, ormai le fa la polvere. Allora, tue impressioni reflex mirrorless quali sono meglio? Perché? No, 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 io preferisco decisamente queste perché innanzitutto hanno una gestione migliore di tutto il menu, Sì, diciamo, quindi menu e touch quindi touch, che queste non anche quello avevano. destra, però questo qui Non così esteso, non così almeno. esteso, ecco, quello è Poi il un. mirino ottico, effettivamente, vedi con i tuoi È un bel occhi. cambio, In vedi? certe situazioni vede meglio col mirino ottico, però non vedi la foto, Certo. quindi l'esposizione non la vedi. Certo, anche se ultimamente il mirino lo usiamo Sempre sempre meno.
sempre meno. Sempre più display, Questo effettivamente. è un dato di fatto, Sì, si ecco, scatta quasi sempre da da display. display. Nell'azione, Diciamo forse l'unica che è forse, rimasta l'azione. l'azione. Sì. È chiaro che quando c'è tanta luce, forse nel mirino vedi un filino meglio, se ci Meglio. vedi molto bene, ma adesso abbiamo comunque dei mirini ad alta definizione. E soprattutto, ecco, sui nuovi, ad esempio da Z7II a Z9 e Z8, il mirino ha la stessa risoluzione, quindi non è tra le più elevate in assoluto del mercato, No, però è però il più luminoso di sì. tutti, che secondo me fa la differenza, perché in giornate di pieno sole, in alcuni mirini comunque sì, saranno super definiti, ma ci vedi comunque poco. Questi ad Mentre alta queste luminosità hanno una resa eccezionale. Hanno migliorato anche il frame rate, quindi da 60 frame al secondo su Z7 II a sono 120, e soprattutto si può scegliere, per chi comunque preferisce sempre la visione più naturale, una simulazione della visione naturale, quindi con apertura delle ombre. Non si vede quindi in anteprima l'immagine come verrà, ma abbiamo una visione simile alla simile reflex. Poi grossa differenza secondo me di notte, l'abbiamo visto quando siamo andati la prima volta con la Z9 e tu avevi ancora Z7 II. Z72, sì, in piena notte assoluta, io accendo il display e buio completo. Lui accende il display della Z9, Luce stellare, funzione luce nuova. stellare, questa nuova funzione, e si vedeva completamente come Tutto. fosse giorno. Sì, Possibilità di fare l'inquadratura perfetta subito senza... aurore boreali. Dov'è l'aurora? Dov'è Dove? l'aurora? Con quella, Accendi la tac, macchina. Modalità luce stellare, l'aurora, è anche lì. se lieve lieve, si Ma si vede. vede, ma si vede. Quindi, secondo me, Quella è stata una grossa grossa differenza. differenza da Z7 II, Sì. cosa che ha mantenuto per fortuna la Z8. Allora, giusto per dare un sommario, Z8 ha praticamente tutto quello che ha Z9, tranne che abbiamo detto le cose di prima sull'ergonomia, qualche pulsante in meno, E una cosettina che ovviamente. non piaceva, che non ce l'hanno messa, GPS. GPS, purtroppo mi manca. Io Quello ci si era abituati e tutte le insomma foto geotaggate è una bella comodità. sì, una bella È vero spinta. che su Z8 possiamo taggarle con SnapBridge, quindi Sì. smartphone che manda le coordinate sul RAW, quindi noi sul RAW ce l'abbiamo, però mi capita un sacco di volte che mi Alla dimentico. fine poi quando sei lì sei preso da altre situazioni e quindi te ne Esatto, scordi. poi magari consumo un po' di più di batteria perché Sì, comunicazioni continue tra cellulare e macchina consumo un po' forse di può più. essere quello il motivo che è stato tolto, perché qui è una batteria generosa e qui E è un qui po' meno, meno, quindi ecco. GPS sempre acceso su questa magari. Forse poteva creare qualche problema. Ecco, durata degli scatti che tutti ci Oh. chiedono, mamma mia, quanto sono pochi gli scatti dati dal chip a 330 scatti e poi la macchina non scatta Non è più. vero. Mai successo. Allora, io sinceramente non so come facciano i test No. CIPA, sarebbe da capire, ma comunque con tutte le altre macchine che dicevano deve fare 400 scatti, cioè questa, se non ricordo male, è dichiarata sui 750 scatti. Io come minimo ce ne faccio 5.000, Ah, sì. quindi prima che si scarichi la batteria. Con questa l'ho usata l'altro giorno, è chiaro, con Raffi che focus stacking continui, sono arrivato a 5.500 e aveva ancora l'8%, Quindi. probabilmente scattando una foto ogni tanto al giorno dura meno, ma comunque non sono i Non sono 330 quelli loro dichiarati, che dichiarano, sono sì. molto di più. Io ci ho fatto tranquillamente mezza giornata. Con questa ci fai tutta la giornata senza problemi. Con 850 pure, con Z7 II anche lì in mezza giornata. Sì. Quindi una batteria di scorta, secondo me, su No, questa, quella per serve. stare tranquilli, due batterie di scorta, sì. Qui Due qui basta una. direi quasi niente Costi batterie di quasi scorta. niente. Sì, se fai anche la notturna, cioè vuoi Sì, ecco, diciamo, se scatti allungarti sulla 24 ore, notturna, anche qui una forse. batteria di scorta ci sta, Comunque, e qui una due serve. o tre. Z9, una raffica infinita. Diciamo che questa ci ha dato grosse soddisfazioni anche ultimamente, le aquile che abbiamo fatto, le lofote, cioè una macchina eccezionale che aiuta tantissimo in questa tipologia di Tantissimo. foto. Ecco. Quindi il terrore che era su Z8, il buffer Fosse fosse un po' leggermente, diciamo, un po' più accorciato, accorciato. ma alla fine, fatte le prove, sì, qualcosina è stato accorciato, però controllando i dati, questa fa un qualcosina in più nella raffica, Leggermente. questa qualcosina in meno. Però, giusto per darvi un'idea, adesso qui l'abbiamo messo qualità massima. Allora, c'è da stare attenti perché con gli ISO elevati la raffica diminuisce un Diminuisce. pelo, quindi anche usando ISO automatici diminuisce un pelo. Io qui adesso la metto alla massima qualità, quindi compressione senza Certo. perdita.
C'è una novità su Z8 nella qualità dell'immagine che si può mettere il modo tono SDR o HLG, cosa nuova in assoluto in Sì, cui non questo non sono c'era ancora riuscito a nella capire Z9. una reale differenza. Allora, da quel che leggiamo, il manuale non è ancora uscito, HLG SDR, la differenza SDR è la standard, Sì. l'HLG è una simulazione dell'HDR HDR. e gli ISO vanno automaticamente da un minimo di 400 in In su. su. Mettendo la raffica HLG è più performante, quindi stranamente, dovendo forse fare un po' meno calcoli, chi lo sa, è un po' più performante, ma lasciandola in SDR, quindi quello che fa anche Z9, la differenza è qualche fotogramma in meno. Comunque, adesso con le massime prestazioni, qualità massima del file, questo è quello che fa la macchina. Quindi controlliamo gli scatti effettuati, sono 64-66. Ho tolto già qualche scatto in più che ha fatto. Mettendo la qualità del file in high efficiency, quindi andiamo a mettere RAW da compressione senza perdita a efficienza elevata. Infatti 170. Mettiamo gli ISO normali un po' Normali. più bassi. E la faccia delle raffiche, io non so cosa devi catturare, però. Non finisce più. Un minimo rallentamento. 275 scatti. Ah, una cosa interessante che abbiamo scoperto in realtà Sì. recentemente, si possono cancellare sequenze di scatti. Dico, cavolo, ho fatto una raffica completamente sbagliata a vuoto. Abbiamo il raggruppamento delle raffiche, quindi premendo I in fase di revisione, possiamo fare gestisci serie e facciamo cancella Cancella. tutta la sequenza, molto comoda, e l'ok per confermare. E quindi 278 foto Scancellate. cancellate. Se mettiamo efficienza elevata senza stella, quindi nella registrazione del RAW facciamo efficienza elevata senza stella, la raffica è infinita. Infinita. Quanto cambierà la qualità del file? Abbiamo fatto i Fatto confronti. confronti, niente. Nessuna differenza. Anch'io quando scatto dico voglio la massima qualità possibile, quindi mi verrebbe da mettere efficienza Sì. elevata o stella. O compressione senza Non perdita, questa il percepibile. buffer praticamente non Questo è scende. infinito, Non scende, è infinito. infinito. Quindi mi verrebbe da selezionare la modalità per la qualità massima in assoluto, ma Ma invece guardando e stirando il file su Camera non vale la RAW, pena. non cambia. Io non ho visto nessuna Non differenza. vale più la pena avere una raffica in questa maniera. È chiaro che se facciamo azione io metterei efficienza elevata a stella, perché comunque 170 scatti e Sono oltre, tanti. secondo me, comunque sono tanti. Poi attenzione, la macchina non è che si ferma di scattare, quindi io metto adesso la massima qualità possibile, metto anche gli ISO Sì. alti per farla lavorare di più. Ah. Quando il buffer si vuota, comunque sono fotogrammi Molto veloci, 10 al secondo eh sì. circa, quindi non smette. Poi mollo, ripremo, ricomincia la raffica. Quindi basta un secondo che si vuota il buffer e la raffica ritorna a essere da 20 fotogrammi al secondo continui. E mettendo efficienza elevata, praticamente Ora è c'è da continua. dire una cosa, la memoria. Sì, ecco, fondamentale tra Z8 e Z9, una memoria veloce, se volete fare raffiche lunghissime, è È fondamentale. fondamentale. Quindi, ecco, da una parte io preferivo i due slot Sì, CF anche Express, secondo me. quindi due di Z9, in modo che se vogliamo fare il famoso backup delle immagini, qui si fa. Su Qui questa il abbiamo. backup, se fate raffiche, vi blocca tutto, quindi non si può fare il backup. In più servono memorie velocissime. Anche un XQD di generazione precedente, quindi non CF Express ma XQD, queste sono da 1900 mega al secondo, queste da 440, cambia, la raffica viene più che dimezzata e soprattutto il buffer impiega secondi prima di vuotarsi, cosa che con le Con nuove è questa qui è istantanea. istantanea. Ma delle stesse CF Express ci sono quelle ultraveloci, come in questo caso le Lexar Diamond, da 1900 mega al secondo in Questa. lettura e, se non ricordo male, 1700 in scrittura, perché alla fine l'importante è la scrittura. Se ci mettiamo invece una memoria meno veloce, la raffica perde qualcosina e anche lo svuotamento del Diminuisce. buffer impiega di più.
autofocus di Z9 è stato mantenuto anche su Z8, addirittura promettono qualche miglioria sul riconoscimento dei volti da lontano. Io vedo che quando ho provato con mia figlia si affaccia da lontano, l'aggancia velocissima. Subito. È difficile fare delle prove proprio scientifiche di qual è la più La più performante. Però, performante. insomma, sicuramente da Z7 II Eh sì, e le c'è un bel altre salto. Z c'è un bel salto nell'autofocus. Soprattutto, secondo me, anche la funzione automatica che riconosce tutti i vari soggetti in automatico Che forse è la migliore, gira e a gira. volte è la migliore, perché tu non pensi nient'altro, se devi fare un ritratto ti piglia il volto, se devi fare l'uccellino piglia l'uccellino. Ecco, qui su Z7, Z6 e le altre Z la mancanza del riconoscimento, oltre cani e Sì, gatti, quindi per chi fa quello avifauna, un po' dava qualche dava problemino. qualche problema. Ecco, su Mentre queste Z provate anche sull'uccellino, occhio eccezionale, perfetto. eccezionale. Ecco, lì secondo me, se uscisse un aggiornamento firmware che introduce anche il riconoscimento dei soggetti, sarebbe una bella Potrebbero cosa. Ecco, farlo, ma. io su quella Z6, Z7, che sia uno che sia due, i modelli 2 sono ovviamente più performanti delle prime versioni. Quando non riuscivo a riconoscere uccellini, usavo il tracking, che purtroppo è un po' scomodo, quindi bisogna conoscere la macchina e impostare il tracking su un tasto funzione. Io quasi sempre Su mi momento del mettevo il tracking frontale, su uno frontale, togli, metti il sgancio, sgancio. tracking quando fallisce il riconoscimento dei soggetti, che comunque con persone non fa male, No. con cani, gatti non fa male. Quando c'è un soggetto che non riconosce, ecco, qui mancava molto il tracking 3D, Sì, cosa che c'era cosa che c'era su questa? sull'850. Ed è stata reintrodotta su Su Z9 Z9 e e mantenuta mantenuta anche sulla su Z8. Z8. Quindi tracking 3D, secondo me, è E una delle hanno modalità più comode. aggiunto l'aereo, così tanto per. L'aereo, che secondo me riconosceva anche Z9, Sì. invece che riconoscerlo come vero soggetto ci metteva un quadrato attorno, adesso invece lo riconosce proprio come quadratino più Più piccolo, piccolo. anche la modalità del riconoscimento degli aerei. L'autofocus comunque su queste macchine è decisamente superiore alle altre Z. Rispetto a 850, secondo te? No, è superiore. Io il grosso problema delle reflex è che quando guardiamo nel mirino e vogliamo mettere a fuoco nel mirino, comunque hai sì tanti punti, perché se non ricordo male 153, andiamo a vedere la tabella, tra cui scegliere, che poi alcuni parziali, quindi non tutti selezionabili, ma tutti raggruppati al centro. Quindi se il mio soggetto usciva un attimo dalla zona centrale del Lo mirino, prendevi. si perde. E quindi secondo me questo comunque è il grosso vantaggio delle mirrorless, qualsiasi in questo caso, posso tenere a fuoco il soggetto anche negli angoli Anche e nell'angolo. lo tiene agganciato. Potevo farlo su Live View, di agganciare il soggetto in ogni angolo. Il Sì, però. problema è che Live View è lento, quindi questa per mettere a fuoco, Live View per l'azione sulle reflex non è utilizzabile. Quindi se facciamo fotografia statica con le reflex, nessun problema, Ok, aggancia dove va vuole, bene. ma lento. Quando fai azione devi per forza usare il mirino. Io con queste nuove mirrorless l'azione la faccio ormai anche guardando il display. Quando non ce la faccio perché c'è Sì. troppa luce o preferisco la precisione dell'occhio, Sì, ho me la metto visto, all'occhio. come si dice, anzi, l'aquile forse si fanno meglio col mirino. Col mirino, sì, perché hai più precisione, la Sì, tieni poi c'hai allineato. anche il tele, quindi così Balla, è no. molto balenico. Sì, quindi con i Sulle tele. balene ho provato comunque a farlo anche da qui, e non era male, Sì, perché molto comodo quando ad esempio fare inquadrature molto basse, che magari tu non riesci, non ce metti la la macchina fai, a terra, la preciso. metti a terra, giri così o in verticale, perché tante volte la composizione verticale è Certo. più piacevole in certe situazioni, impossibile inquadrare bene il soggetto senza vedere lo No, schermo, così con lo l'azione schermo molto fattibile. verticale mi ha cambiato il mondo. Poi, secondo me, altra cosa che è cambiata proprio dall'utilizzo delle reflex alle mirrorless è che tutta l'interfaccia touch. Eh sì. Ormai siamo abituati a usare i cellulari, Velocemente riesci a tutto è trovare tutto, impostabile. cioè quando te sei impostato in maniera di come usi la macchina, non hai più bisogno di andare a cercare niente all'interno del menu. Sì, differenza da 850, che anche questa era touch, anche di 6 era touch, però hanno implementato un menu I, questo già da tutte le mirrorless, su tutte le Anche Z, sulle tutte, Z7. un menu a 12 funzioni personalizzabili, e quindi ognuno ci mette quello che preferisce, e in più tempo, ISO, diaframma, impostabile anche dal touchscreen, quindi molte volte anche per comodità, se faccio fatica a gestire le rotelle, ho anche il touch. Quindi sto Quello usando molto di più la macchina in modalità touch,
che con i pulsanti come facevo con le Certo. reflex. E poi vedi anche la programmazione che c'era qui, utente 1, 2, 3, lì è stata portata direttamente sul display. Esatto, quindi qua abbiamo tre modalità utente, E mentre qui invece sulle altre Z9, Z9, Z8 Z8. abbiamo il menu a banchi con quattro banchi programmabili, come in realtà era su D5, D6, Certo. 850. Ecco, hanno quattro banchi invece che tre, se ne avessero fatto anche qualcuno in più mi sarebbe Forse non faceva piaciuto. Io scomodo. normalmente ci metto azione, ritratto, notturna e fotografia posata. Magari già avere qualche banco in più non sarebbe Non stato sarebbe stato male. Però, male, insomma, 4 anche invece che perché 3. serve a cambiare velocemente la situazione, cioè se te sei lì che scatti e devi velocemente cambiare, sai, velocemente vai da una programmazione all'altra senza fare Quindi vari sto giri. facendo paesaggio, improvvisamente arriva l'aquila, due pulsanti, la macchina è programmata per Pronta, fare pronta. l'azione, quindi senza dover riprogrammare tutto. Ma questo, insomma, lo fanno praticamente un pochino tutte. Queste su. Queste in maniera forse un po' più Un po' più completa. completa, come era anche su F50, a dire la Sì, sì, verità, sì. però insomma il bello di queste macchine è che sono completamente programmabili, Z8, Z9, di più di Z7-2, Z6 e Z7, che siano in versione 1 o versione 2, ecco qui devo ammettere questi pulsanti qua in più programmabili, anche queste in certe E il situazioni le terzo utilizzavo. davanti aiuta. Quindi ad esempio qua il microfono che raramente uso, cambiavo l'esposizione, e nella modalità qualità dell'immagine che io generalmente scatto solo in RAW o RAW JPEG, ci mettevo l'HDR perché in certe situazioni per avere lo scatto già pronto usavo l'HDR. Sul bilanciamento del bianco questo lo tenevo, ma magari cambiavo il pulsante, il secondo joystick, potevo impostare qualcos'altro, cosa che mi manca su Z8. Certo, Però dimensioni. il corpo lo preferisco, Sì. Portabilità quindi qualche pulsante in meno, però insomma portabilità maggiore, migliore. maggiore. Grande novità da quando sono uscite le mirrorless, che una volta o si facevano foto fatte bene o si facevano video fatti bene, quindi non che la la 850 facesse male i video, ma nella modalità video la messa a fuoco o eri davvero bravo tu, perché il live view ha sempre avuto delle grosse Qualche problema, incertezze. sì. Quindi per chi fa video l'uscita delle mirrorless ovviamente è stata fondamentale, quindi per velocizzare la messa a fuoco sul display. Su Z8 e Z9 attualmente sono tra le migliori macchine in assoluto nel Nel loro realizzare video. settore per fare video, quindi video a 8K fino a 60 60 fotogrammi al frame al secondo secondo con il RAW integrato, quindi senza necessità di registratori esterni come ad esempio serviva su Z6 e sì. Z7, sia versione 1 che versione 2, quindi quello molto comodo. Quindi sono diventate delle ibride, quindi non più macchina fotografica e videocamera, ma tutto in uno e Una con il macchina veramente completa. massimo della qualità video possibile attualmente, senza rinunce. Da Z9 a Z8, l'unica differenza che ho notato è che facendo video lunghissimi, questi avendo un corpo più piccolo tende un po' più a scaldarsi e quindi va generalmente in protezione dopo 15-20 minuti di 8K, anche qui la memoria è fondamentale, ci sono memorie che tengono meglio il calore, altre meno, però in 8K 60p, attenzione, che con un terabyte Si di memoria avete fanno 24 20. minuti di video e dura meno generalmente la memoria che la macchina vada in protezione video, quindi poi scendendo con la risoluzione la macchina ho visto che non va più in protezione. Quindi attenzione, quelli che si lamentano che la macchina si surriscalda, sì, allora in questo caso meglio Z9, però attenti perché comunque in 8K 60p dovete avere memorie da più di un terabyte che Più di un costano tera, uno sì. sproposito, soprattutto veloci per mantenere il flusso Cioè, dati. già questa Questa è da 256, mi fa 5 minuti, quindi generalmente si scarica prima lo spazio Sì, sulla ma memoria anche che la macchina. quanto costa? Quanto costano? Tantissimo. Però diciamo che se fate riprese di un matrimonio intero, di magari un'ora, senza stacchi, forse è meglio Z9 che resiste di più, però attenti, c'è da metterci delle schede perché, come dicevo prima, un 25 minuti sono un Un terabyte. terabyte, quindi. Quindi riducendo invece la qualità del filmato, la macchina non va in protezione, almeno con schede buone.
e quindi si può registrare tutto il tempo che si vuole. Forse c'è un limite fisico, forse di un'ora in cui non sono mai arrivato, in cui bisogna un attimo fermare, far ripartire, Vabbè, però basta sai, no. ricordarselo. Quindi insomma, dal lato video io penso che meglio di così su queste macchine attualmente non si potesse fare. Quindi sono in grado di registrare in RAW a 12 bit col profilo N-Log, quindi per chi vuole fare Fare le color modifiche. grading, modifiche successive alla massima qualità possibile. È stato introdotto anche novità rispetto a Z7 e Z6 come il waveform, come visione dell'istogramma. Abbiamo molte più informazioni e opzioni video. Sulla Z8 sono state aggiunte anche delle opzioni per il volto, Sì, quindi per migliorare la la pelle anche pelle, nel certo. video, e anche del preset per le tonalità della pelle, quindi possiamo fare anche due o tre o forse anche di più preset di tonalità di pelle, cosa che non c'è nemmeno su Z9. Magari lo implementeranno con aggiornamento firmware, però qui c'è qualche novità in più, soprattutto per quel che riguarda lato video. Ecco, sì, guardavo qua, 85 minuti è il numero massimo di durata del video, mentre invece su Z9 era 170, quindi però basta stappare un attimo e ricominciare. Ricominciare. Ecco, se dobbiamo consigliare una macchina a chi compra adesso una Nikon, tu cosa sceglieresti? Ma Avendole provate tutte. avendo provate tutte, questa, È chiaro che la perché fascia di quella prezzo è la è fascia di importante. prezzo, è una Avendo la fascia, disponibilità massima, quella è la macchina giusta per tutti. Forse anche io, sì, Z9 ovviamente Sì, è vabbè. l'ammiraglia assoluta, 1500 euro in più, 6000 circa contro i 4500 circa. Dovessi partire da zero, Però forse andrei forse andrei direttamente su direttamente questa. questi. Reflex D6 850 al posto di queste qua. Le prenderesti? No. Perché? Ormai siamo già passati oltre. Oltre, anche perché grossa differenza, No. guardiamo qui e qui l'innesto, la baionetta, che dopo 40 anni circa Nikon ha deciso di cambiare per un Ah, motivo. ecco, la posso aprirla da farvi vedere che anche questa, la chiusura, aspetta, volevo far vedere la chiusura. Sensori che rimangono protetti anche aperti, qui Mentre, abbiamo lo specchio di protezione, quindi il sensore si sporcava meno nella ma in reflex. Z7-2 è sempre, Sempre a vista, adesso da menu c'è la possibilità perché di default appena le compriamo sì, non lo fa, ecco, non bisogna lo fa. farlo attivandolo da menu, la protezione del sensore che comunque quando anche giriamo in mezzo alla polvere, sempre meglio quando si cambia nelle ottiche avere un minimo di protezione, una bella novità la protezione del Altra sensore. cosa fondamentale sono Le ottiche. le ottiche Z, logicamente hanno una marcia in più su tutto il resto, Sì. anche se passando da qui ci sono gli adattatori, però poi quando cominci a provare le ottiche Z ti rendi conto che hanno una marcia in più. Ecco, una piccola differenza, magari parlando di ottiche importanti, ad esempio io utilizzo ancora qualche ottica reflex che non ha in realtà nessun vantaggio a mettere su Z8 o Z9 se non la stabilizzazione data dal sensore, quindi un'ottica non stabilizzata diventa Diventa stabilizzata. stabilizzato. Ma non ha nessuna prestazione ottica in più rispetto a una reflex, ma soprattutto non perde niente. Ecco, ho notato una differenza, ad esempio, da quando avevo la D5, D6 su Z7, Z6, non andavano alla massima velocità di messa a Messa fuoco, quindi erano un po' fuori. più lente con la messa a fuoco, cosa che invece che è stata rimessa alla massima velocità con Z9 e anche con Z8, quindi le ottiche vanno alla loro massima performance come velocità di messa a fuoco, parlando di ottiche reflex Reflex, adattate con però sì. l'adattatore, quindi nessuno svantaggio a usare le vecchie ottiche su Z9, Z8. Su Z6, Z7 in certe situazioni l'autofocus poteva essere un po' meno Leggermente performante meno rispetto alle performante. reflex, però ottiche nuove, Vabbè, cavolo, sai, questo messa a fuoco più passaggio da veloce. qui a qui già era importante, e quindi le ottiche inizialmente vengano mantenute quasi sempre, anche perché poi quando sono uscite le prime Z, se ti ricordi,
non era un parco Otti che Ah non è no, ce n'erano adesso, poche. ce n'erano poche, invece ora abbiamo più o meno Ormai tutto. c'è quasi tutto. Ma comunque il Anzi. parco ottiche di Nikon è Sì. vastissimo e con l'adattatore le possiamo usare comunque tutte. Certo. Quindi se ci manca un'ottica specifica, ad esempio un La trovo, decentrabile, certo. ci sono e si possono usare con le stesse prestazioni. Sì, quello è vero. Io ho notato molto, ecco, la differenza tra un'ottica professionale F dai costi molto elevati, adesso anche un'ottica economica, ma vedo anche ad esempio di quelle più piccoline, un 1650 entry level ha delle prestazioni molto più elevate di quello che facevano in tutto fare di una Sicuramente. volta, quindi anche un 1.8 attuale ha delle prestazioni superiori, decisamente superiori a un 1.4 per reflex. È chiaro che la Reflex. luminosità perdi lo stop, però anzi un po' meno. Però le prestazioni ottiche sono molto superiori, quindi una volta quando usavi un 1.4 per non avere i problemi ottici intrinseci, c'era da chiudere Da chiudere appena, un po'. adesso a tutta apertura le usi senza Sì. nessun problema. E soprattutto anche come gestione dell'autofocus, riconoscimento dei soggetti, soprattutto le ottiche nuove fanno meglio di quelle vecchie, più leggere, a volte più Decisamente più compatte, leggere. prestazioni decisamente superiori, aberrazioni ottiche ormai Quasi inesistenti. inesistente. Nitidezza a tutta apertura elevatissima, quindi insomma, secondo me è un grandissimo punto vantaggio. Uno dice: compro una reflex, compro una mirrorless, l'attacco nuovo molto più grosso ha consentito di fare ottica delle prestazioni molto Lo superiori. stesso 14-30 F4, l'obiettivino piccolino, eppure Eh sì, ottima resa. prestazione. Prima tutti 14-24-28, se prendi il nuovo, prendi il vecchio, c'è una differenza Sì. E notevole, comunque, notevole. per carità, 14-24 F2.8, bellissimo obiettivo, però insomma il costo Costo molto più è molto più elevato. elevato in confronto a un 14. Mancano un po' di ottiche 1.4, Sì. ma adesso abbiamo gli 1.2, quindi abbiamo l'85 1.2, 50 1.2, poi volendo anche il NOC Certo. 0.95, ma ottica un po' Vabbè, esoterica. quella è. Quindi chi ha bisogno di tantissima luce, comunque gli 1.2 ci Ci sono. Io sono, ci comunque sono. generalmente preferisco gli 1.8 più piccoli, più trasportabili, più economici Sì. e già a tutta apertura Questo. eccezionali. Questo, il 20 mm Grandissimo. 1.8, io mi ricordo avevo il 20 per la Sì. 850, una delle mie ottiche preferite, 1.8, fatto col fronto con questo, l'altra sembrava un'ottica quasi Questo. Sì, scarsa, una lama, una una lama. lama, e soprattutto tutta apertura è già Sì, e ottimo, leggera poi. leggera. Ecco, stranamente questa rispetto al vecchio 20 è un po' più grosso, Sì. anche se come peso siamo lì, il 20 vecchio era un po' più piccolino, quindi qualcuno dice: ma come mai le mirrorless devono essere più piccole? Secondo me hanno fatto bene, preferisco avere più qualità. Certo, A no, volte sono più questa piccole, a volte no, qualità però elevata, meglio avere qualità. la qualità ottica. Altra differenza tra le reflex e le Z è la possibilità di caricare le batterie con un power bank, tipo Uno questo. potente col power delivery, Sì, tipo certo, se questo. no non è possibile. E con questo riusciamo, in qualsiasi situazione, noi a avere la possibilità di ricaricare la batteria anche in situazioni dove non c'è corrente, non c'è possibilità di altre soluzioni e anche non portarsi dietro comunque tante batterie di scorta. Ecco, con questo risolviamo. Tipo quando dobbiamo fare uno star trail. Per sicurezza, se Si può vogliamo che duri più attaccare. le delle 2 o 3 ore che Sì. fanno, ci si Si attacca a attacca a questo e quello. siamo tranquilli. Ecco, la cosa interessante è che le nuove Z si ricaricano anche da macchina accesa, quindi con la batteria interna, Certo. power bank attaccato, la durata Lasci è tutta la notte a lunghissima. scattare senza Mentre problemi. invece con le reflex di 850 non era Non era possibile possibile, era un problema. ricaricarle anche da accesa. Ecco, perché le altre Z si possono ricaricare, ma da macchina spenta. Sì. Z8, Z9, Z7II hanno tutte le possibilità di Sì, poter l'attacco. caricarle tramite USB-C anche da accese. Poi, novità di Z8, hanno fatto, secondo me, molto intelligentemente, cosa che non ha neanche la No. Z9, due USB-C, quindi una dedicata alla ricarica e una al Una trasferimento tos. dati, collegamento al computer, tutto quello che vogliamo fare, accessori USB-C. Quindi molto più comodo. Molto più comodi anche del vecchio attacco non Mamma mia, USB-C questo era della veramente. D850. Quindi insomma, alla fine qualcuno dice: ma da reflex a mirror, sì, la Z8 dovrebbe essere la nuova 850, ma per me è una
un cambiamento epocale, È un cioè salto in ormai avanti mostruoso. la Reflex ha tante, era una gran macchina eccezionale, la è ancora, oh, belle foto si fanno con tutte, eh? La qualità, diciamo, fotografica tra queste quattro è identica. Se si fa azione, la D5, D6 sono ancora ottime macchine, ma 20 megapixel cominciano ad essere un Un pochino po' più strettini, stretti, soprattutto se fai un po' di ritagli, un po' di reinquadrature. sì, Quindi con queste ti Z8, permetti. Z9 hai più prestazioni anche in fotogrammi al secondo di D5, D6 e anche più qualità d'immagine, Poi è più gamma dinamica. queste due signorine qui hanno il prescatto. Grossissima novità che è vero che scatta ancora in In JPEG, JPEG, ma ma in certe comunque. situazioni dove magari devi fare un uccellino che parte o che entra nella tana, stai lì una giornata e ti stai addormentando, arriva l'uccellino e hai perso lo scatto della vita, con queste Risolvi il problema. risolvi il problema. Praticamente registrano fino a un Un secondo secondo prima prima di scattare. alla pressione del pulsante, in JPEG, però insomma. A volte se esponi bene il JPEG, anche perché lo puoi fare in piena risoluzione, Certo, quindi quindi. 45 megapixel, se vogliamo sfruttare 60 fotogrammi al secondo va in modalità APS-C, però arriva a 60 JPEG al secondo, se vogliamo sfruttare i 120 fotogrammi al secondo, un JPEG a 11 11, megapixel. 11. Abbiamo scattato comunque con macchine da 12 megapixel fino a Fino qualche a anno fa, qualche anno fa, quindi. quindi secondo me è ancora più che sufficiente. No, poi La qualità di un JPEG a ho 11 megapixel. provato a farlo lì alle Aquile e ti devo dire che comunque, insomma, anche i Se non 120, sbagli completamente lo scatto, cioè, i 120 fotogrammi in hai talmente certe. tanti scatti da trovare la giusta inquadratura perfetta al momento perfetto. Esatto, e soprattutto quando sei concentrato, si fanno cose che prima erano No, era impossibili. impossibile. Prendere l'insetto quando parte. Io faccio da tanti anni macro e riuscire a prendere la farfalla quando parte non ce la fa Era nessuno. Devi fare impossibile. prove, prove su prove. Qui la farfalla è già partita, premi il bottone e hai anche gli scatti di quando la farfalla sta per partire, poi parte e se n'è andata. Attenzione che a 120 fotogrammi al secondo premi una volta e hai 250 foto. Quindi poi Sì, rivederle ci comincia a vuole, essere un come problema. sempre, questa grossa. Ci vuole quella grossa, i JPEG comunque non tengono tantissimo, Sì, ma insomma. quindi, però insomma una buona scheda su queste macchine c'è poco da fare, ormai bisogna metterla, quindi io quelli che risparmiano sulla scheda di memoria, hai una macchina da prestazioni eccezionali, ecco io lavorare con 800, una Z8 che è compatibile con le vecchie SD, secondo me Questa forse è non ha un proprio gran quello che si diceva senso. di anzi, se avessero messo Due di quelle due di forse era queste meglio, si lo era più fanno. contenti, tanto c'entrava. Secondo me per il mercato che magari chi dice io ho tante SD, ce le Sì. voglio mettere, però vai un po' a bloccare le prestazioni della macchina. Se mi dici non faccio raffiche, va bene lo stesso, però allora va bene anche un'altra macchina a questo punto. Quindi insomma lì sono scelte un po' personali. Io avrei preferito due Due, CF sì. Express. Comunque anche in questo caso, allora, si parla di backup delle macchine. Hai mai fatto backup in vita tua sulle macchine? Quindi hai un servizio importantissimo, non lo vuoi perdere, faccio il backup sulla seconda scheda. Io lo facevo finché c'erano macchine con queste, le SD Con queste forse sì. Con poco affidabili. queste Da quando sono uscite prima le XQD, XQD adesso CF mai Express, perso niente. 450.000 scatti, ma hai perso uno. Quindi il backup io non lo faccio più. Ma non è che non lo faccio più da Z9, non lo facevo più già da 850, da D4, D5, D6, con le XQD CF Express, mai perso una foto Nessun in vita problema. mia. Quindi è chiaro che devi prendere sempre memorie un po' buonine. Magari Sì. comprare quelle sottomarche, forse ci sarebbe da stare attenti, però. Altra differenza su queste macchine è la connettività. Ci sono state delle modifiche abbastanza essenziali, giusto? Eh sì, allora intanto sull'ultima Z8 abbiamo due USB-C come già detto, qui abbiamo un mini HDMI,
quindi per chi fa video, insomma, l'attacco full HDMI io lo preferisco più sicuro. È vero che ci sono gli adattatori da attaccare anche in Sì, confezione per proteggere l'attacco, l'adattatore ma mi è poi. capitato più volte che magari muovendo la macchina si allenta un po', si consuma l'attacco e hai dei problemi poi di connessione. No, Quindi più l'attacco è grosso, l'adattatore sono meglio sì. è. Quindi full HDMI per la Z8, stessa cosa su Z9. Ecco, l'unica cosa che manca su Z8 è l'attacco per Cavo di il cavo rete. di rete qua di fianco, quindi la rete Ethernet. Qui serve un adattatore USB se vogliamo metterci l'Ethernet, quindi un Comunque. filino più scomodo, ma comunque fattibile. Quindi chi ha bisogno di collegare la macchina diretta con Certo. l'Ethernet, questo è l'attacco nativo. Qui ci vuole su Z8 un adattatore, però preferisco anche in questo caso un corpo un filino più Più piccolo. piccolo che Comunque le connessioni ci cuffie, sono, microfono, quindi. due USB ci sono tutte, anche con i 10 pin davanti, quindi direi connessioni complete. Ok. Sopra abbiamo il solito attacco per il Flash. flash, ecco forse l'unica mancanza, ci manca un attacco digitale per i microfoni digitali, uno, possiamo usare microfoni ormai anche esterni col filo o wireless, manca solo un microfono digitale. Abbiamo ecco il display superiore che in molte altre mirrorless non Nikon è stato tolto, che per me è comunque molto comodo. Comodo. Un display OLED che c'è su tutte le Z tranne i modelli più economici tipo Z50, ZFC, identico tra Z9 e Z8, un po' più piccolino su Z7 e Z6, un po' più essenziale. Differenza non di poco tra Reflex e Zeta, la possibilità di avere il tempo di scatto allungato. Grande differenza Grande questa, differenza. grande differenza. 30 secondi massimi qui e poi dovevi andare per forza In con. time o bulb. E qui invece hai 60, 90, fino a 900, 900. che sono 15 minuti. Quindi, Quindi allora, attenzione che comunque l'esposizione automatica la fa fino a 30 quella secondi. sì, fino a E 30. questi tempi si abilitano da menu, quindi se Sì, comprate no. la macchina e non lo trovate, vanno Va, abilitati da sì. menu nella modalità di esposizione M, quindi manuale. Nelle altre modalità rimane 30 Rimane sempre secondi. 30, sì. Poi altra grande differenza, comunque invece che scatto la velocità massima, invece che un 8 millesimo delle reflex, siamo passati, o anche di Certo, Z6-7, a un 32 32. millesimo. Quindi se usiamo ottiche altamente luminose di giorno, e non servono più filtri ND da mettere davanti all'obiettivo, quindi tempo di scatto fino a un 32 millesimo, ottima novità Importante. sia su Z9 che su Z8. Di notte, come ti trovi con Z7 II? Allora, la vecchia 850 aveva i tasti retroilluminati, era eccezionale. Cosa che hanno levato nella Z7 II. Hanno dovuto fare il corpo più Z6, piccolo e però quindi. ringraziando il cielo ce l'hanno reinseriti a grande richiesta su questa macchina Quindi reintrodotti su Z9, per e fortuna, anche riportati anche su Z8, su Z8. Quindi fondamentale per la foto notturna. vero che ormai si comanda tutto quasi con l'interfaccia touch, Sì, però i però pulsanti qualche fisici, pulsantino serve sempre e sì, quindi quindi. diciamo al buio senza accendere le luci. Sulla testa, eccetera, eccetera, danno noia. Questo Poi, altra cosa che hanno inserito su Z9 ed è mantenuta su Z8 è la modalità astronomica, quindi luci rosse per non infastidire gli occhi per chi fa astrofotografia o riprese notturne in scarsissima luce. sì, Per quello evitare di essere abbagliati, c'è la modalità luci calde, quindi con tutte le scritte in rosso in varie modalità per poter gestire al meglio la macchina anche di notte. qual è la cosa, diciamo, che è garbata di più sulla 850 quando è uscita? Prima di tutto, sensore da 45 megapixel, ma che ormai c'è su tutte, gamma dinamica spaventosa che c'è su tutte, ma il focus stacking. Io facendo tanta macro, quando è stata inserita sull'850, mi ha cambiato la vita. E Ci credo. da allora in avanti ho cominciato a fare focus stacking anche su tutti gli altri generi, quindi non solo macro, ma anche paesaggio, architettura, still life, e a volte addirittura anche ritratto e animali. Quindi per fortuna hanno mantenuto il focus stacking su tutte le macchine. Il vantaggio delle Z è che lavorando anche in live view il focus stacking è molto più rapido di quello che faceva di Molto più veloce. 850
e su Z8, Z9 è stato velocizzato ulteriormente rispetto a Z6, Z7 II. Quindi insomma una tecnica ormai da utilizzata e conosciuta da tantissimi. Per chi non sapesse cos'è il focus stacking, è quella tecnica che consente di estendere la profondità di campo facendo una progressione di scatti dal punto più vicino al punto più lontano. Quindi insomma funzione ottima. Che ormai se in una macchina per me mancasse sarebbe un Sarebbe un grosso problema. punto di svantaggio. Parlando sempre di differenze tra reflex e mirrorless, ti è mai capitato utilizzando le reflex front e back focus, cioè problemi, io metto a fuoco il tuo occhio, guardo la foto e c'è C'è fuoco un fuoco. pochino dietro o a volte un pochino Allora, davanti? finché siamo stati sul reflex, era un problema. Era un problema anche tararlo e metterlo a posto. Quindi nonostante le tarature Non ce la presenti, facevi comunque a risolvere il problema. confermo, soprattutto con ottiche molto luminose, quindi Eh sì, ampie ampia aperture o super apertura tele, era un problema. Passati capitava. su Z, sparito Spariti i completamente, problemi di fronte e back scordato il focus. problema. Sì, Insomma, un è bel un vantaggio bel anche in questo vantaggio, caso. sì. Poi un altro problema, il bending. Allora, sinceramente, quando passando da 850 a Z7, Z6 2, prima versione, non 2, recuperando in maniera pesante ombre, poteva Stava venire a volte un po' la qualche problema, trama, sì, del sistema di messa a fuoco del era sensore. visibile, ma Risolto risolto anche quello completamente. Sì. da Da Z7 2, Z6 Z7-2 2. sì, è Sparito anche sparito. quel Le piccolo prime problema. forse qualcosa Ecco, c'era, sì. qualcosina. Beh, Z8, mai notato No, niente? no, Z9? no, no, anche Nemmeno questo io. abbiamo già fatto qualche prova, visto. Un altro tipo di bending è quello dovuto dall'otturatore elettronico. Ti è mai capitato che scattando tempi rapidissimi con l'otturatore elettronico e luci artificiali avessi Sì, questi cambi di venivano luce? quelle strisce, anche Esatto. quello completamente risolto. Allora, E io quindi. ho notato che con l'otturatore elettronico c'era parecchio questo problema, finalmente da Z9 è stato risolto grazie ai tempi di lettura del sensore stacked, perché questo è grazie al Certo, sensore stacked, è quello lì risolto. che riesce a eliminare E completamente. quindi possiamo usarlo in elettronico senza la paura del Sì. bending nella luce artificiale, cosa che non esisteva per reflex, Questa ma quando si scattava con l'otturatore meccanico, ma era comunque presente con l'otturatore elettronico. Risolto anche il problema della sincronizzazione con i tabelloni pubblicitari in cui se ne vede solo un pezzo, perché da Z9 e Z8 è stata introdotta la sincronizzazione ad alta frequenza, quindi possiamo scegliere tempi con un sesto di stop di differenza, quindi andare a sincronizzare perfettamente i tempi del tabellone pubblicitario, della luce LED che sia, con il fotogramma. Le caratteristiche tecniche vi proporremo la tabella con tutto Certo. quanto specificato, quindi potrete trarre anche voi le vostre conclusioni. Allora, io ho messo in verde le cose migliori e vincitrici rispetto alle varie macchine, in rosso quelle in cui la macchina ha le caratteristiche peggiori, Peggiori. in bianco quelle che secondo me non sono così importanti, in arancione quelle un risultato intermedio. Ma scorrendo comunque la tabella che abbiamo fatto, si vede comunque che il verde e il rosso è tutto sbilanciato verso le reflex, cioè le caratteristiche peggiori ce le Cambiamento hanno le reflex. Anche c'è stato. scorrendo, è chiaro che c'è qualcosa ancora che Che forse regge. corregge, però vediamo le cose in cui ecco negativo, diciamo peggiore, in cui ho messo la Z8, Z9 è ad esempio l'anteprima della profondità di campo in live view. Ecco, una delle Ah, ok. piccolissime cose, diciamo, quando scattiamo fotografie di paesaggio, le Z simulano fino a F5.6. Se mettiamo F16 dobbiamo premere un pulsante per Sì, vedere come sarà la foto, mentre invece sul live view di 850 a F16 era era F16. F16, sì. Quindi Vabbè, una comunque, piccolezza. Io mi sono programmato ad esempio il sempre il solito pulsante pulsantino registra che non serve a video che nelle foto niente non fa per niente, le metto foto. profondità di campo. Poi vediamo altri aspetti, magari. Ecco, qui l'unico aspetto negativo di Z9 è la dimensione, che Per comunque è forza. leggermente più piccola di D6. 850 è più grande comunque di Z8, un po' più piccolina, un po' più leggera Z8, quindi vince anche in questo. Aspetto negativo, vediamo se cosa c'è.
Controllo perché sinceramente è il prezzo. Il Normale. prezzo di Z9 siamo sui 6.000, quindi il più caro di tutti, ma comunque se si parla di D6 è Ma ancora di più. comunque, ecco. Quindi se non ricordo male siamo Sì, intorno ai però 7.000. sta nel range della categoria. Ah, certo, sono nel range della categoria, cioè gli altri brand propongono a pari categoria prezzi più o meno uguali. Ecco, forse Z9 è l'unica che rispetto agli altri brand con le professionali costa 1.000 euro in meno, pur avendo praticamente le stesse prestazioni. Quindi è chiaro che Z7 II costa meno, ma se vogliamo una macchina dalle massime prestazioni, soprattutto sportive, Z8 fa sicuramente Sì. È benissimo come Z9. Quindi se vogliamo tirare un po' le somme, una macchina che questa è diciamo una macchina che fa tutto. copre tutto. Come si diceva, dal video a tutti i Alla generi fotografia di fotografici di qualsiasi qualsiasi genere. genere, Facciamo magari per chi dice quale macchina mi consigli per fare questo genere e quell'altro, magari potremmo parlare di matrimoni, ad esempio. sì. Quale scegliere tra queste? Ma sicuramente questa è la macchina più Io starei su Z8. performante Un per matrimonialista ha bisogno di sì. velocità di autofocus, riconoscimento Sì. dei soggetti, un sacco di situazioni, molta luce, scarsa luce, quindi Macchina più leggera e Z9, quindi più leggera di la Z9, perché avrei gestisce consigliato sicuramente finora Z9. sì, Lì però poi forse sta all'abitudine, se scatti sempre in portrait, quindi verticale, forse verticale l'impugnatura ti fa sì, comodo. ma Sinceramente mi sono abituato a fare anche essendo più senza. leggera, a quel punto Tutto il giorno in mano riesci la a gestirla differenza c'è. Poi benissimo. è chiaro che l'ottica fa molto nel peso, però Sì. quei quasi mezzo chilo in meno potrebbe, si sente, si sente. Peso comunque inferiore Inferiore, all'850, quindi insomma, non di tanto, ma inferiore. questa l'ho detto, devo Questa leggere, sicuramente è ancora ma devo. meglio come trasportabilità. E ecco, l'autofocus comunque diciamo non è più a Tra questi livello eccellente no, come Z8 Z9, con i soggetti umani fa comunque bene, bene, ma ma se vuoi catturare il bokeh che lo lanciano, su questa puoi metterci il tracking 3D affidabilissimo, questa un pochino meno. Quindi io comunque per eventuali matrimoni starei Z8. Paesaggio, diciamo che in questo caso secondo me vanno allora, bene vanno tutte, bene entrambe. forse escludendo di 5 e di 6, che qui non Sì, l'abbiamo presente, ma vabbè, l'abbiamo messo nella tabella. certo, no. Soprattutto per megapixel e gamma dinamica a basso ISO. Paesaggio vanno bene entrambe, però devo dire che se te la devi portare dietro tutto il giorno, anche Sì, lì, il meglio, grip verticale qui per il ma paesaggio serve a sul poco, paesaggio secondo me. no. Sul Quindi paesaggio, diciamo che tra Z72 e tra Z8 Z7 e la Z8 sul differenza paesaggio me lo fa questo. ti fa quello per le inquadrature verticali, la modalità notturna, quindi Certamente. quella la visione low light, che però si Sì, attiva riesce a metterla. soltanto con l'autofocus Sì. e quando fai l'autofocus. Questa, e poi la sensibilità in scarsa luce, la migliore in assoluto dovrebbe essere Questa. questa. Dicono anche meglio dalla carta di Z9, faremo dei test più approfonditi, ma al momento mi sembrano molto simili. E comunque la modalità luce stellare per chi fa paesaggi notturni, secondo me, ti Stratosferica. cambia tanto. Quindi starei su quella. Poi chi ha comunque Oh, per Z7 II, carità, parlando di certo. qualità del Certo. file, sono secondo me identiche. Facendo i pignoli pignoli, io ho dato un'inerzia di più a Z7 II, dato che non ha sensore stacked, ha un'inerzia di gamma dinamica in più a Leggermente. 64 ISO. Sì, avevamo fatto una Un'inerzia, prova e avevamo visto che c'era una leggera bruciatura in più sulle sì. luci di Z9. Z8 ancora non siamo riusciti a fare un No, ora paragone, questo ma ancora avendo lo no. stesso sensore più o meno sarà Dovrebbe essere uguale. uguale. Però anche in questo caso chi fa paesaggio ormai si fa bracketing di esposizione, quindi non hai più problemi di gamma dinamica. No. Però avere comunque un file migliore in ogni caso è importante. La differenza secondo me tra Z8, Z9 e Z7 II è un'inerzia a favore di Z7 II, però abbiamo poi altri problemi di autofocus, di display che non ruota. Ecco, Z6 II, altra bella macchina che non abbiamo messo nel Per confronto carità, perché è di un'altra categoria, però sorella metà dei minore. megapixel,
ISO 64 non ce li ha a parte da 100, quindi un 100, paesaggista io consiglierei un 64. o Z8 o Z72. Z9 va benissimo, però spendi di più per non avere forse Te lo dite anche la niente di più. portabilità nello zaino, la senti. La senti. Le ottiche comunque, ecco, per un paesaggista, le ottiche Forse meglio nuove. un'ottica in più che la Esatto. Le Z. ottiche vecchie per 8,50 e la differenza c'è. Quindi chi Certo. fa paesaggio, l'ottica nuova, secondo me, è Ci vuole. molto più performante. Ci vuole. Cioè, a me basterebbe solo per dire faccio il cambio da reflex a mirrorless le ottiche nuove. Eh sì. Ma anche parlando di Z6, Z7 e tutte le altre. Andando invece sullo sport, Z8, Z9 secondo me si equivalgono. Se avete riconoscimento dei soggetti, anche Z7-2 comunque delle prestazioni sufficienti, la raffica è molto inferiore come lunghezza e come frame al secondo, lì ci mancano, ma anche 850. Uguale. L'850 è forse la peggiore di tutte come prestazioni perché Sì. abbiamo 7 fotogrammi al secondo Non contro gli adatto. 8-9 di Z7-2, qui andiamo da 20, poi possiamo anche scendere, Sì, quindi scendere si può abbiamo a scendere. piena risoluzione, piena qualità, 20 20 fotogrammi al fotogrammi al secondo, secondo che spesso secondo me sono più sono più di più di quelli di che quelli che servono, servono, sì. però ecco, se non Però ci insomma è bastano 20, abbiamo le varie modalità da 60 a 120, 120, quindi quindi si copre veramente di tutto. Io sport starei su Z8, Z9. Di 5, di 6 ormai secondo me è un'epoca passata. quindi Qualcuno mi dice ancora che di 5, di 6, 850 hanno una messa a fuoco migliore. Io io penso che la messa a sinceramente fuoco di queste due macchine è è eccezionale. decisamente superiore. Ecco, ho notato una cosa, quando sono passato a mirrorless ho dovuto cambiare completamente, resettare quello che sapevo sull'autofocus e imparare una nuova modalità di come ragionano queste macchine, che quasi sempre non è il punto centrale. O il tracking 3D lì non c'era più, È l'hanno vero, finalmente reintrodotto su sì, queste. quello hanno fatto bene. Adesso il riconoscimento di tanti soggetti di Z8 o Z9 è veramente la marcia in più, soprattutto su Z6 e Z7, che non riconoscono così tanti soggetti e hanno un tracking, queste finalmente molto molto affidabile e ben superiore secondo me ormai anche a un eventuale 850 di 5, di 6 Sì, che sia. sì, Soprattutto al buio, in scarsa luce, queste soprattutto nel mirino ci vedi anche quando è buio. Con queste, quando c'è buio, è buio, buio, i buio. tuoi occhi non hanno la sensibilità No, dei vabbè, quello è sensori. stato proprio il passaggio fondamentale. Fondamentale, sì. Poi parliamo di magari altre categorie, cosa possiamo avere? Fotografia in studio. Fotografia in studio, direi forse vanno bene tutte, ma Sì. 850, abbiamo ancora la limitazione delle vecchie ottiche. Diciamo che il passaggio è stato fatto, quindi Sì, l'unica. connettività migliorate su tutto, anche wireless, insomma le macchine si possono pilotare con l'USB, insomma tanta roba. Su questa manca l'Ethernet, il Wi-Fi io generalmente non lo uso anche quando sono in studio perché non è così veloce nella Non è trasmissione dei veloce, dati, no, quindi se avete quello. bisogno di non avere cavi che vi bloccano un po' il movimento, meglio il Wi-Fi, però il Wi-Fi comunque con file da 45 megapixel ci impiega un po' di più, quindi io preferisco magari sempre un cavo USB per trasferire i dati quando si fa fotografia studio, però in questo caso un No. pareggio tra Z8 e Sì. Z9. Vabbè. Z72 comunque molto valida, però un po' più scomoda per quando anche in questo caso il display dobbiamo ruotarlo e connettività Sì. varia, un po' piccolina. Quello sì. Astrofotografia, io qui in realtà ho dato un 10 a Z8 e un 9,5 a Z9, soprattutto per i pesi. Questo su un inseguitore fa più Sì, fatica, quelle più quello è vero. leggera. Qualcuno mi ha detto: ma la durata della batteria è superiore? Sì, ma a Vabbè, questo come punto ci abbiamo attacco un detto di anzi, power ci si attacca al power bank e risolve il problema. bank Cioè, e risolve il problema. Quindi io questo preferirei non è un quella più problema, quello che hai detto leggera. te del peso e della gestibilità su un La preferisco. inseguitore. I tempi lunghissimi sono molto comodi, cosa che non ha di 850, quindi quando dobbiamo fare astrofotografia dico voglio inseguire un soggetto per 15 minuti, questa la può fare, l'altra L'altra no, no. quindi molto comodo anche quello. Quindi io preferenza Z8, in questo Anche su caso questo Z9 appena marco, dopo. sì. Parlando di reportage, Stesso discorso. allora, se vogliamo una macchina che resiste anche in guerra, sicuramente Questa. questa è la scelta che fa per voi, però macchina comunque pesante. Pesante. Ecco, grossa differenza comunque display che esce in certe situazioni
magari impegnative, devo tenere in alto verso il basso, un display che esce come su questa o come su quella rispetto a una di 5, di 6 che erano attaccati, secondo me fa Ah, tanto. questo. Qualcuno mi ha detto, ma questi poi magari si potrebbero rompere, Ancora non si è forse mai sì, rotto. Io guarda, ormai pur è da avendole. Z7, Z7-2, Z9 e ora Z8, non l'ho mai visto Mi si è rotto sulla D500 perché c'è rompere. entrata l'acqua. Perché allora, attenzione, comunque nei display abbiamo un Sotto. cavetto che entra, l'850 ce l'ha più alto, la D500 ce l'aveva basso, è entrata l'acqua salata ed è morta immediatamente la macchina. Quindi in questo caso Pensa che forse una D6, D5 in cui il display è attaccato, anche se va un po' dentro l'acqua salata, perché nell'acqua dolce ce le abbiamo messe e non è successo nulla. Ecco, quello potrebbe essere un aspetto negativo, però è talmente comodo il display che esce che averlo attaccato come D5, D6 ormai mi è scomodissimo, anche in situazioni di reportage dove è importante anche la resistenza. quindi anche lì vince questa. Sì, Perché c'hai da forniamo, se tenerla in ti va sotto mano. un carro armato, forse questa resiste un po' di più di quella No, lì, perché ma se c'è da questa. tenerla a mano tutto il giorno e sei in giro. Sì, quindi per te comunque vince Sì, vince Z8. sempre questo. Ok, parlando invece di ad esempio video, io direi che la vittoria è netta per Z8, Z9 che hanno tutte le cose Punto, nuove, hanno forse questa tutto. anche qualcosa in più. Stesso discorso di questa, sempre le dimensioni. Dimensioni, hai una Dimensioni. gimbal, te la tieni Sì. meglio, hai tutta l'impalcatura, un cage con Sì, i vari accessori, questa è più questa è più leggera, leggera. è più dal nostro punto di vista. Sì, Poi è chiaro, uno dice, vuoi un cage per enorme che ci carità. stanno più Sì, accessori. ma. Però insomma, quando si ha uno stabilizzatore in mano, con questa lo stabilizzi meglio, questa siamo un po' al limite, anche col peso da tenerla in mano tutto il Tutto il tempo, giorno. secondo me la senti. Avifauna, quindi animali, caccia Ma fotografica. sai, lì forse se sei su cavalletto non è un Uno o problema. l'altra. A piedi. Uno o l'altra, ma se sei a mano libera, Ecco, forse l'unica impugnatura verticale con ottica forse, pesante. ma ormai Però ci siamo abituati. tra uno o l'altra, secondo me è quasi un pareggio. Infatti, qui abbiamo messo anche una tabella riassuntiva con i Sì, nostri giudizi personali, certo. con un voto, che magari anche col tempo potremmo affinare. Sì, ora Però poi diciamo che dopo fatecela tanti provare un anni po' a meglio e riusciremo a dare un dire voto più un voto più preciso, ecco, cioè preciso. abbiamo in mano Però tra. qui ho dato entrambi un 10 e quindi. Ottime Z8, Z9, ho dato un 7,5 a Z7-2 perché Sì, come raffica non è così non è, no. performante, soprattutto non riconosce tutti gli animali come fanno Come fanno queste, queste, quindi certo. per dire un leone lo riconosce perché lo vede come un gatto, Certo. ma se fai l'uccellino, cavoli, No, questo il l'uccellino ci ho riconoscimento provato diverse volte, ma è molto problematico. è più Questo difficile. l'uccellino se lo mangia, Sì, se lo mangia. Mentre invece ho dato un 9 alla D6 perché comunque ha delle prestazioni comunque eccellenti. sempre una buona Se mettiamo macchina. il pallino sull'occhio lo tiene, però non ci va in automatico. Cioè qui se Questo come trova fa così è già lì. È è già lì. Tu già lì. l'accendi, c'è l'uccellino, il Accendi fuoco è lì. senza toccare niente. È di una comodità E pazzesca. quello su tutte Qui manca. le. Questo manca. Qui il riconoscimento dell'occhio degli uccellini o di specie che non riconosce è purtroppo una mancanza. Speriamo che Nikon faccia con degli aggiornamenti firmware, Potrebbe, magari non allo stesso livello di però queste, ma insomma. magari di riconoscere il soggetto. Per gli amici che fanno avifauna, secondo me è una mancanza di Z6-2, Z7-2, anche gli altri modelli, Certo. sarebbe da aggiungere. Avevo dato un 8 all'850. Però è chiaro che anche qui non abbiamo riconoscimento del soggetto, abbiamo un buon Buon 3D. tracking 3D, cosa che lì è un ni, quindi insomma per soggetti che la macchina non riconosce è un pareggio, per i soggetti che riconosce questo è una vittoria, netta proprio. E questi i soggetti riconosce quasi tutto. Il bello secondo me anche di queste macchine è che tu puoi anche molto fidarti di più dell'automatico completo. Eh sì. Inquadri un soggetto e dici l'hai la priorità se vuoi a uno o Ma all'altro. guarda, io ti dico questo, sicuramente faremo, diciamo, delle prove maggiori sulla messa a fuoco senza guardare qui, perché alla fine sto mirino lo lasceremo definitivamente. Sì. Sono d'accordo su questa.
A me piace molto la possibilità proprio di lasciarla completamente in automatico. Ho visto altre marche, altri brand che hanno prestazioni, diciamo, in alcuni casi potrebbero essere superiori, in altri inferiori, poi ognuno dipende da quanto conosce la macchina. Quindi per dire riconoscimento degli uccellini, magari qualcuno fa un po' meglio una volta, qualcuno fa un po' meglio in un'altra situazione, però il bello di queste, sia Z8 o Z9, è che tu la lasci in automatico, se c'è un uccellino riconosci l'uccellino, se c'è una persona fa la persona, se c'è una macchina fa la macchina senza dover cambiare modalità di riconoscimento ogni volta. Poi se vogliamo essere più precisi e dare all'algoritmo ancora più precisione, imposti solo animali, solo automobile, solo aereo, solo persone. Sì, ma quella automatica per ora ho visto che funziona Qua, e bene. ti concentri a fare tutto il resto, Sì. quindi ti dimentichi dell'autofocus e pensi Preciso, all'esposizione, sì. alla composizione che è fondamentale, e lasci fare un sacco di calcoli alla macchina. Qualche volta succede che con il riconoscimento dei soggetti, mi è capitato con un pochino tutte, vuoi fare una persona, vede un occhio in una siepe, ad esempio, quindi si attacca all'occhio Sì, della siepe. a volte succede che se c'è qualche forma strana la percepisce come un occhio e tende a cercarlo, quello sì. Però, Però abbiamo sempre il joystick, lei ti fa vedere vari certo, quadrati che e te riconosce cambi e cambi soggetto. soggetto. Mi sono comunque messo, anche in questo caso, sia su Z8 che su Z9, un pulsante in cui escludo il riconoscimento dei soggetti, in modo che il tracking 3D, se io ci ho messo un bicchiere, non vada sul gatto, sulla persona, ma rimanga sul bicchiere, perché col riconoscimento dei soggetti spesso il tracking va sul primo soggetto che Che riconosce. riconosce, sì. Quindi Quindi disattivando. disattivare e riattivare tante volte ti dà una mano per cercare quello che veramente vuoi. Esatto, quindi attenzione, anche l'algoritmo non è infallibile, ogni Certo. tanto un aiutino, magari programmando i pulsanti funzione come vogliamo, Sì, è disattivare e fondamentale. riattivare a volte risolve il problema. La macchina ha un sacco di menu e di funzioni, ne hanno tantissime, quindi Va imparata bene. se la vogliamo Se la usare vuoi bene, usare bene, va vanno imparata imparate. bene. Ci sono una marea di funzioni, io ormai le conosciamo tutte come le nostre tasche, Z8 qualche cosina nuova che stiamo verificando, è tipo questo formato nuovo Sì, quello SDR vedo. HLG, per il resto sono praticamente identiche. Io proprio in conclusione direi che Z8 per le mie necessità è la macchina ideale. Non avessi già comprato la Sì. Z9, mi prenderei probabilmente la Z8 e lascerei perdere E Z9. invece c'hai la Z8 e la Z9. Ci toccherà E usarle ci tutte toccherà usarle tutte e e due. Bene, io direi che due. Io abbiamo penso visto che praticamente vi tutto. abbiamo raccontato, diciamo, diverse cose su questa nuova Z8, paragonata, diciamo, a questo parco macchine non indifferente che ha la nostra Nikon, e quindi ecco. Di scelta ce Scelta n'è, di scelta ce ce n'è, ormai la macchina ideale secondo me esiste. n'è. Ecco, Z8. seguiteci che noi aggiorneremo tutto quello che è possibile usandola. Usandola, sì, Usandola. usandola. Le altre le abbiamo usato tante, Quest'altra tantissimo. abbiamo spolpate. Sì, sì. Questa ora stiamo cominciando. Se siete interessati comunque a approfondimenti sulle macchine, siamo docenti di Nikon School, quindi Chiedeteci, contattateci contattateci. personalmente. Sappiate che facciamo corsi, Corsi, viaggi, viaggi workshop, individuali di individuali, gruppo. di gruppo, tutto, Tutto. Quindi tutto. se volete approfondire e conoscere al meglio questa macchina o anche le altre, ricordatevi che potete contattarci Siamo qui. personalmente. Grazie per averci seguito e buone Ciao a foto tutti. e ciao!